Prima ci stava, oh. Lo butto. Ah, raga, ma Claudio? Pure a Matteo, eh. Eh sì, cazzo mi chiami? Senta, con te. Cesaroni. Matteo. Lombardelli. Poi muori, dici. La monaca. Antonelli! La monaca! Lo porto Cesaroni. Cesaroni. Sfano. Buono Matti. Fatto. Lì fanno tre per i bianchi e due per rossi.
Sfanò per Cesaroni. Cesaroni ancora per Sfanò. La mano che la manda in corner. Lo curto. Cesaroni, bellissimo! Che gol di Cesaroni! Ce n'hai 20, non va bene, 18, 18, 18. Ma non gioca! Lo curto. Cesaroni, bellissimo! Che gol di Cesaroni! Ce n'hai 20, non vorrei 18, 18, 20, 25. Sesta. Domani, ore 8:30. Liberato dietro il centrale, Jacopo lo curto col sinistro in posta sulla fascia ancora per Martino Liberato. Liberato prova a inserirsi, a inserire il compagno, a Michele Capocetti, e riesce a intercettare il passaggio. Adesso Valerio Papa però lascia sfilare, prova a caricare il sinistro da lontanissimo. Valerio Papa, palla in mezzo, ancora Valerio Papa col destro, Merolla, ancora Valerio Papa, palla sul destro, scodella in mezzo. Se la palla dall'altra parte è buona, la sponda, io lo curto sul fondo. Lo curto, vuole far ripartire il Sevilla. Lo curto col sinistro. Palla per Michele Capocetti, fa la palla. Batte proprio lui. Palla per Tracina. Cerca la palla di ritorno Michele Capocetti. Non si fa vedere al meglio. Infatti Tracina tiene il pallone, zona del tiro. Antonelli.
invertire il Sevilla, fermato sul nascere, tentativo di ripartenza spagnolo. Palla per Spano. Colpo di mano di Capocetti giudicato involontario dall'arbitro. La Monaca. Va a servire Tracina. Locurto su due persone. Locurto supera anche Lombardelli. Locurto solo contro Merolla. Locurto sulla fascia, Locurto ce l'ha sul sinistro. Locurto può servire il compagno di mezzo che non vieni. Locurto, gestione del pallone sbagliatissima, servizio per, direttamente per Lombardelli che stoppa di petto, progressione centrale, Lombardelli, Michele Capocetti sulla destra, servito male, palo dal fondo. Valerio Papa sul destro, tira sul secondo palo, splash a scorrere Spano e la palla colpisce il palo in braccio a Merolla. No, Lombardelli però a servire il compagno, niente da fare. Vado? La Monaca a far partire il new team. Cambia gioco per Capocetti. Ferrini temporeggia, prova la giocata a Valerio Papa davanti che non lo molla di un centimetro. Ferrini è solo, ha solo un compagno su cui scaricare, ma è lontanissimo, è anche coperto, invece trova Michele Capocetti anticipato da Locurto. Valerio Papa lascia scorrere il fallo laterale in favore spagnolo. Proprio Valerio Papa che va a battere Locurto, non ha molti giocatori da servire. E si fa vedere Matteo Spano. Valerio Papa. Locurto. Adesso Valerio Papa sulla sinistra. Ancora Spano. Di nuovo la ritorno per Valerio Papa. Fermato da Simone Lombardelli. Palo laterale in favore del New Team. C'è stato un fallo su Tracina da parte di Paprusso. Adesso in pressione su Lombardelli. Guadagna ancora rimessa laterale il New Team. Difficilissimo da riprendere per il nostro cameraman, ce la sta mettendo comunque tutta la Monaca, va a scaricare direttamente su Merolla, non fa neanche passare due secondi e serve Lombardelli, Antonio Merolla, storico portiere sia di NAC Breda che ormai del New Team. Michele Capocetti fallisce il controllo, fa laterale in favore del Sevilla, manca un minuto, battuto subito da Locurto. Locurto parla per Spano. Torna ancora sull'altra fascia Spano, senza grande successo. Tracina in pressione su Locurto, palla per Antonelli. Antonelli prova la rimessa lunga per Paprusso, non arriva sul pallone. Arbitro, ma hai sentito Martino che qua c'è in campo, sto schifo. Qualifica per 5 giornate intanto per Martino liberato, se non ha fatto un cazzo ma viene squalificato uguale. Ovviamente è uno scherzo, la Monaca serve male il compagno, rimessa laterale in favore del Sevilla. Va a battere Locurto, cambia la fascia per Valerio Papa. Valerio Papa porta palla col destro, va ancora da Locurto. Locurto ce l'ha sul sinistro, vuole servire lungo e Ferrini intercetta il passaggio avversario, fallo laterale ancora una volta in favore del Sevilla. Spano al centro per Locurto, vuole servire direttamente Paprusso, ma Michele Capocetti intercetta il passaggio, la Monaca sul pallone, la Monaca carica al destro, invece in servizio per Michele Capocetti che però tira fuori il pallone. Fine primo tempo, dice Giacomo Palombi con la maglia della Roma. Punteggio sul 3-1 Chiesa, sì, ciao. La in favore del 3-1 in favore del Sevilla, ed è appena ricominciato il secondo tempo. L'aggancio di Michele Capocetti fermato però da Claudio Cesaroni con un buon intervento. Fallo laterale in favore del New Team. Michele Capocetti guadagna rimessa laterale. 1, 2, Tracina tiene il pallone al limite dell'aria, prova a passare in mezzo a due, ci riesce, l'ultimo intervento è buono, quasi regolare, ma l'arbitro giudica regolare, poi c'è la conclusione sul fondo. Come prima non niente nel team? Forte! Come posso? Cesaroni parla per Spano. Dai, ti pare, non lo posso chiamare porco. Liberato. Sul fondo. Daniele! E al secondo. Vabbè, se è il nome suo sì, però se è un soprannome no. Va bene, ok, dai. Tracina.
Porcu? O la U? Vabbè. Io ho un'amica. E che amica? Come al solito, magari per una prima. Questo riprende, si te va. Lo curto, numero sul porco, lo curto, in mezzo a tre lo curto, va a servire il compagno, Lombardelli chiude, al momento giusto, in corner, in favore del Sevilla. Non tantissime occasioni da gol in questo match, le poche sono state sfruttate molto bene da parte del Sevilla, un po' meno da parte del New Team, intanto attenzione, pressione centrale da parte di Spanò, che va a servire lo curto. Lo curto, prova la conclusione a rete, Lombardelli, Daria in corner, ancora una volta, lato diverso. Ovvero lato opposto al corner appena battuto dal Sevilla. Dicevamo una partita con poche occasioni da gol, sfruttate molto bene però. I gol sono arrivati da parte di. Sono stati firmati grazie al gol di Cesaroni. Il tiro di Liberato che si infrange sul muro di Tracina. Il tiro per l'occulto col sinistro in corner deviato dal difensore del New Team. Va a battere Matteo Spano il corner. Col destro, direttamente da Cesaroni, va da Locurto, può provare la conclusione, Locurto non si fida, rientra sul sinistro, adesso la prova Locurto, Lombardelli, salva, forse non l'avrebbe presa Merolla, intervento sul pallone da parte di Locurto, ancora una volta Merolla, Lombardelli adesso, non ha compagni da servire, Lombardelli non lo trova, trova solo l'avversario, guadagna rimessa laterale, la Boccetti a battere, Tracino. Avanza col destro, va a servire il compagno, non arriva però sulla sfera. Quindi sul 3-1, il primo gol è stato siglato da Spanò, pareggio di La Monaca, poi Cesaroni, gran gol, Liberato, gol del 3-1. Quindi adesso punteggio sul più 2 in favore del Sevilla, che sta dominando la partita e sta attaccando strombattuto. Nonostante abbiamo appena visto due corner battuti dal New Team, che non scusate, sempre dal Sevilla, non sono stati sfruttati a meraviglia. Locurto, c'è un 3 contro 2, servito Liberato, non si aspettava il passaggio, infatti non è potuto arrivare sulla sfera al momento giusto, fallo laterale in favore del New Team, si incarica della battuta Michele Capoccetti, un rinforzo mandato ai giapponesi per mano del Sevilla, perché poiché la squadra del New Team si era presentata con soli 5 uomini, mentre gli spagnoli ne avevano ben 8. Dunque Locurto col sinistro, incrocia Merolla, Cesaroni sulla respinta e Merolla ancora riesce solo a toccare. Arriva il 4-1, firmato Cesaroni. Batte 5 a Locurto, grande azione dei due. Dunque dicevamo, rinforzo mandato al New Team. Adesso esce e va a mettersi in panchina per qualche minuto. È entrato intanto La Monaca, questo rinforzo è stato potuto. Che cazzo, come cazzo dice? È stato mandato al New Team perché in accordo da parte di due capitani delle due squadre. Dunque, ho fatto una frase di merda, ma il concetto spero sia chiaro. Locurto serve Liberato, col destro Liberato, Merolla in calcio d'angolo. Proprio Liberato la battuta, prova sul palo lontano, ma Merolla è molto attento, blocca, meno attento nel rilanciare il proprio compagno, adesso Locurto se lo trova sul sinistro, prova la conclusione, è 5-1 di Jacopo Locurto, un sinistro molto casuale, nato da un'azione ancora più casuale, ma il sinistro è stato molto buono, è andato a finire sul secondo palo, battuto Merolla che non se l'aspettava, ha preso in controtempo. Cesaroni. Intanto c'è stato un fallo su Lombardelli, è stato dato il vantaggio. Paprusso però a servire il giocatore sul secondo palo, intanto Cesaroni era rientrato sul primo, dunque non ha trovato nessuno. Paprusso al momento dell'assist, Porcu va a servire Tracina. Tracina contro Paprusso, adesso contro Cesaroni, mantiene il controllo del pallone. Tracina va da Lombardelli a farsi dare una mano, era ormai in mezzo a tre. Lombardelli passa in mezzo a tre, invece Lombardelli ce l'ha sul destro, preferisce fermarsi, pensare a cosa fare, poi perde il pallone, aveva già perso il pallone al momento del fallo. Liberato, grande entrata di alla raggio angolana da parte di La Monaca, poi Merolla rischia di far passare il pallone e farlo depositare in porta, ma ci mette le zampe
gli arti superiori, anzi. Adesso palla per il Valerio Papà. Può andare sul secondo palo da Papà Russo, un autentico miracolo di Merolla che vieta il gol del 6-1 e che quindi tiene a galla ancora il New Team. Liberato, palla in fondo, Papà Russo, Cesaroni, palla per Valerio Papà e c'è il gol del 6-1, arrivato adesso per mano di Valerio, per piede anzi, di Valerio Papà, 6-1. Ha ripreso giusto per il secondo. Fragina, sbaglia il passaggio. Aspetta. Liberato. Perde il pallone liberato. Provi a Ferrini. Ferrini col destro. Palla tua Valerio. Occhio che ti arriva. Un po' più tesa la finale dei play-out tra Sevilla e New Team. Cesaroni solo contro la monaca del portiere, serve Paprusso, Paprusso, perde troppo tempo, Cesaroni! Il gol del 7-1, firmato Alessandro Cesaroni, tripletta per lui. 7, no? Papruzzo va in mezzo, va Locurto, salta Merolla, Locurto, grande parata di Merolla con la mano di Diamo, va a negare il gol all'avversario Cesaroni, Papruzzo, Lombardelli sulla linea, un salvataggio fantastico, Papruzzo, Merolla si oppone con la schiena al momento del tiro, corner. Cesaroni va a battere col destro, sbagliatissimo il suo passaggio e poi Ferrini commette fallo. Siamo 4 pari, ve Giacomo? Dei falli. No, due. Ah, vero. Papruzzo, palla in mezzo per Locurto, Locurto col sinistro si oppone la Monaca che poi mette fuori da terra, palla per Lombardelli, può ripartire il New Team. Veronica. Sta la sovrapposizione di Ferrini, non premiata. Neanche adesso, supera anche Valerio Papà Lombardelli, forse vuole andare fino in fondo. Invece serve Ferrini, Ferrini col destro, Antonelli intorno. Lombardelli. Servito da Tracina, dal calcio d'angolo, Lombardelli riesce a passare, Lombardelli e becca Antonelli. Siamo sul 7-1, punteggio sul 7-1 ed è stato appena ufficializzato il fallo di rigore su Tracina, da quanto sembra. L'arbitro non è molto chiaro in questo momento, non sembra che ci sia molta chiarezza sul fatto, ma sembra proprio che ci sia un fallo. Invece Antonelli ridà il pallone al New Team, perché secondo l'arbitro sembra non essere fallo. Difatti si riparte dalla finestra dal fondo per Merolla. No, non è vero. Che cazzo sta succedendo? Vabbè. Va bene. Serie di fair play incredibili. Forse si darà un doppio premio fair play quest'anno. Solo per questo caso. Perdonate un attimo, Giocco rompe il cazzo, ma deve aspettare un attimo. Palla per Paprusso sul secondo palo. La Monaca, il fallo laterale. Locurto. Ah, ma il 9 c'è ancora la roba. Vedo Papa da lontano, sul fondo. Palla lunga per Lombardelli, che riesce a mettere giù. Lombardelli col destro, Antonelli, fantastico. E poi ancora Lombardelli, sul fondo. Spano, passa sulla Monaca. Spano, la palla in mezzo, troppo lunga. Porcu la devi al momento giusto. Locurto va a battere il fallo laterale, lo fa velocemente, c'è Paprusso. Paprusso, serve Locurto, Locurto col sinistro. Merolla in corner. Ancora Locurto, palla fuori per Spano, col destro, Tracina in corner. Sarà sì e no il 13° corner affidato per il Sevilla. Calcio che finisce in rimessa dal fondo da parte di Locurto. Merolla vuole servire Ferrini. Ci sta lo stop di petto meraviglioso di Ferrini, in mezzo a due, raddoppiato Ferrini, anticipato alla fine. Non ci ha fatto solo il giocatore del Sevilla. Locurto sulla sinistra, prova a partire, Locurto carica il sinistro, la Monaca respinta, sulla respinta c'è Paprusso, Locurto non riesce a controllare la sfera. Locurto col sinistro, serve il compagno in mezzo, c'è Paprusso, va da Valerio Papa, ancora Paprusso, ce l'ha sul destro, ancora Valerio Papa. Merolla la controlla 2-3 volte, non c'è la carica, non è fallo ragazzi, la Monaca prova a partire da solo. Guadagna rimessa laterale, la Monaca no, sì, è in favore del Sevilla. Locurto riesce a rientrare sul sinistro ma perde il tempo anche la sfera. Poi Locurto ancora davanti l'area di rigore. Il tiro di Paprusso, Merolla in fallo laterale.
Palla in mezzo, Locurto riesce a stopparla, poi Spano riesce a controllare in maniera incredibile. Spano, palla in mezzo, Locurto, Paprusso in mezzo, c'è Ferrini, interrompe l'azione avversaria, busta di Tracina e poi non la riprende, e la riprende invece su Matteo Spano. Dai, palla per Lombardelli. Una grande iniziativa da parte di Emanuele Ferrini. Oh, tutti, ma non Lomba, non eh! Fatelo tirare, infatti serve per Lombardelli! Oh, tocca al una palla sotto l'incrocio. Mi dà 4 minuti. Locurto, palla in fondo per Paprusso, ancora fuori per Locurto. Scarica su Spanò, ancora Locurto. Forse di nuovo per Spanò, invece il tiro di Locurto che batte Merolla. 8-2. Ah, scusate, non ce l'ho io reperto. Paprusso. Paprusso, Michele Capoccetti in fallo laterale. Ferma l'azione offensiva avversaria. Merolla mette fuori poi sul fallo laterale. Servito la Monaca, Tracina ancora che fa, riesce a fare ricambolare, ricarambolare la palla per la Monaca che poi si impiccia e quasi quanto meno il parlare e si trascina palla, palla in fallo laterale. Locurto, c'è tantissimo spazio per andare avanti, Locurto lo fa e poi va da Paprusso che perde la sfera, la recupera al momento giusto sulla linea. Cambio di gioco a servire Spano. Peccato. Un po' troppo forte per il cambio di gioco. Matteo, alla prova. Matteo, dai, alla prova. Raga, sono in due. È bianca, le out. State in due, state, ragazzi, dai. Solo 9? Basta un po' il 9. Aspetta. Grazie. Pare sia una cambiata. Lombardelli, che gol! Vai. Sarà un grandissimo gol di Lombardelli che accorcia le distanze da un tiro da fuori da molto lontano. Merolla adesso è l'autore di un altro miracolo. Palla in fondo per Lombardelli, gliela stoppa Cesaroni. Lombardelli, bravo, un tiro, volé, ma niente da fare. Paprusso, Paprusso col destro sul fondo. Porcu, palla in mezzo, liberato, stacca di testa, Locurto, anticipa l'avversario, Locurto, va dritto verso il portiere, Locurto, serve Paprusso, palo fuori. Bicchiere, va bene, porca puttana, dai! Merolla, palla per la Monaca, si sbraccia il manager, attenzione, Porcu col destro, la deposita sul fondo, colpisce male. Andiamo a impostare, i palleggi, Cesaroni, Capoccetti si oppone, ho liberato, vado Locurto, recupera il pallone Michele Capoccetti, serve benissimo Porcu sul fondo, dall'altra parte del campo, ma esce bene Antonelli, e guadagna di mezza laterale però il new team in zona offensiva. Lombardelli, serve Michele Capoccetti, Porcu, controlla male, Locurto, riparte il new team. Ciao. La Monaca va col sinistro a cercare il suo attaccante, non è in posizione perfetta però il pivot del new team. Adesso il Paprusso contro Lombardelli, palla per liberato, cambia gioco, cambia bene il gioco, liberato dalle parti di Paprusso, questi ora sono di testa. Intervento di Taroni va a buon fine, Paprusso, mamma mia Paprusso cosa ha provato a fare. Lombardelli riesce a superare liberato, liberato potrebbe provare a liberare il destro, ancora la palla per liberato da parte di Locurto, ma la Monaca un botto in pisma riesce a far ripartire il new team, poi guadagna però di questa laterale in Sevilla in zona difensiva da Locurto sulla destra. Cesaroni sta registrando, c'è Lombardelli, si sta porco sul secondo palo, cerca Tracina però vai. Lombardelli la tocca per Tracina che prova la conclusione sul secondo palo, sfila il pallone, rimessa dal fondo. Angolo. Angolo, dice l'arbitro, ha visto una deviazione. Da qui non l'avevamo notata. Occhio, sta da solo! Ferrini va a battere per Lombardelli, 1-2 tra la coppia di giocatori del mio team. Lombardelli, limite dell'aria, Lombardelli si rialza, prova un tiro al volo, viene presentato nel pallone con da Paprusso. 9-3 con un fantastico gol di Paprusso allo scadere sulla sirena del
Il triplice fischio ci sta guardando direttamente Emanuele Ferrini, è un onore per noi, incredibile. Qui 9-3 da Tenis Sevilla, vincitore dei playout, e dunque si chiude anche questa stagione di 70 League 2017, è stato un fantastico torneo anche questo, e un saluto da Francesco Capocetti e Luca Perrone.